Lasciando il complesso lateranense e scendendo per via Amba Radam, nome di un rilievo montuoso dell'Etiopia, dove nel 1939, oltre a una battaglia tra truppe italiane e resistenze etiope, si perpetrò una strage a base di gas e lanciafiamme contro la popolazione nascosta nelle grotte, e che curiosamente ha preso nel tempo il significato di Baraonda, si arriva a Porta Metronia. Un'entrata secondaria delle mura aureliane, erette a partire dal 270 circa, con l'impiego forzato di membri delle associazioni professionali romane e che prendono il nome dall'imperatore Lucio Domizio Aureliano, originario dell'attuale Serbia. La particolarità di questa porta, chiusa in epoca medievale, forse nel 1122, era che sotto vi scorreva un fiumiciattolo, la Marrana, chiuso in seguito da un'inferriata, il cui corso, deviato dall'intervento umano, consentiva il funzionamento di numerosi mulini. Di notevole interesse la lapide un po' sbilenca del 1157, anni in cui non correva buon sangue tra romani e papato, e testimonianza ne è che non appare il nome del papa, che per la cronaca era Adriano IV, unico papa inglese della storia. Altra curiosità. Tra i nomi dei senatori, i quali facevano parte di una nuova variegata aristocrazia legata allo sviluppo economico della città, appare per ultimo Nicola Mannetto, che viene ricordato nell'altra lapide del 1659, quando Cesare Giovenale Mannetto restaura nuovamente, dopo 421 anni, le mura a proprie spese. Costeggiando le mura aureliane si arriva alla Porta Latina, da dove usciva l'antica Via Latina, diretta verso Capua. Visibile il cristogramma costantiniano e le tracce di un restringimento dell'entrata. Subito dopo, entrando, ecco il tempietto restaurato dal Borromini per volontà del cardinale Francesco Paolucci De Calboli, di nobili origini forlivesi, papa il senese Alessandro VII Chigi, come da stemma, le sei cime con la stella, nell'anno di grazia 1658, come da iscrizione su uno dei due portoncini, circa un anno dopo la fine dell'epidemia di peste, che si era portata via il 15% della popolazione romana, curata da medici che si presentavano già vestiti come uccelli del malaugurio. Proprio a causa della pestilenza, la Porta Latina rimase chiusa per 13 anni. Sull'altro lato del tempietto un'altra iscrizione ci avverte di una precedente riedificazione su un progetto pare del Bramante e di Antonio Sangallo il Giovane, operata nel 1509 da Benedetto Adam Borgognone, uditore, cioè giudice del tribunale della Sacra Rota, francese, come si evince anche dal motto tra lo stemma con tre aquile. Sopra ancora la memoria di un altro ritocchino del 1716. Papa Clemente XI, nato Giovanni Francesco Albani da Urbino. Leggenda vuole che in questo luogo San Giovanni Evangelista abbia subito un martirio. Sia stato cioè messo in un recipiente di olio bollente da cui ne uscì incolume, come testimoniano gli affreschi interni, opera di Lazzaro Baldi, pistoiese, allievo di Pietro da Cortona. Da qui il nome San Giovanni in Oleo. Certo è che in quel luogo, da tempo immemorabile, esisteva la memoria di quel fatto, tant'è che vi fu edificata una chiesa, San Giovanni a Porta Latina. Nell'ingresso è conservato il parapetto esterno di un pozzo di fattura bizantina, forse risalente al restauro di Papa Adriano I, che regnò dal 772 al 795. Le iscrizioni posteriori portano la firma dell'incisore Stefano. Nel piccolo portico, tracce di affreschi e
e la cima del tempietto borrominiano. Dopo ripetuti interventi nei secoli, arriviamo al XII secolo, dove si ha un radicale restauro della chiesa con l'intervento di Papa Celestino III, come da lapide esposta all'interno, che consacra la chiesa il 10 maggio 1190 con una svista dell'incisore, in quanto Celestino sale al soglio pontificio nel 1191. La chiesa è a tre navate, separate da due gruppi di cinque colonne diverse tra loro in stile ionico, provenienti da edifici romani. Nei pressi dell'altare tracce del pavimento cosmatesco. Nell'abside un affresco, su disegno pare di Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d'Arpino, unica sopravvivenza barocca ai lavori di restauro effettuati negli anni 40, che riportarono alla luce un importantissimo ciclo di affreschi di scene tratte dal Vecchio e Nuovo Testamento, rispettivamente in alto e in basso, risalenti all'epoca di Celestino, e rara testimonianza a Roma della pittura medievale di quel periodo. Dalla creazione del mondo, sintetizzata in un unico riquadro, dove la mezza figura divina si presenta come un giovane uomo nel cielo, tra il sole, la luna e le stelle, nel momento che separa la luce dalle tenebre, creando il giorno e la notte, rappresentate da due figure allegoriche, mentre la colomba, lo spirito divino, aleggia sulle acque popolate da polpi e delfini. A quella di Adamo, semisdraiato sulla roccia da dove sgorgano quattro sorgenti, mentre riceve il soffio vitale, in un susseguirsi di immagine si rivela la narrazione biblica, partendo dalla parete destra, mentre sotto scorrono su due registri le storie del Nuovo Testamento. Se ne contano 46 e verosimilmente affrescate da diversi pittori. Modernissimo questo riquadro della pesca miracolosa, con la posizione del pescatore, che a me ricorda tanto Matisse. Infine, un accenno ai cherubini con le ali ripiegate, quelli che abbiamo trovato a San Giovanni in Laterano, disegnato da Borromini, e che troveremo ancora. Non perdetevi questa rarità. Un saluto da Vid Lab. Alla prossima.